Eccoci tornati con un nuovo capitolo. E sono veramente curioso di capire con chi, con quali pazzie e con quali pazzi personaggi avremo a che fare. Il Dipartimento di Sviluppo Giochi è in pericolo per essere chiuso per le membership in calo e per le performance in calo. Può questa banda raffazzonata di gamers unirsi per fare il miglior videogioco mai fatto? L'avventura inizia. Puoi sentire la mia voce? Sei là? Tu sei l'eroe che... salverà il mondo. Ti aspettavo. All'inizio, i celestiali demoni... Taglia, taglia! Questo è troppo cliché. È così. Lame, è così, come si dice? Pessimo fin dall'inizio. Se avessi comprato un gioco che iniziava così, l'avrei ridato prima di aver raggiunto la prima ora di gioco. Ricominciamo. Ti stavo aspettando, mio eroe. Sono la dea conosciuta come Momoria. Il nostro mondo, Neapolis, è ora in una crisi senza precedenti. Sei l'unico che può superare questa crisi e salvare il game development department, intendo Minneapolis. Il Neapolis. Potrebbe essere difficile da accettare, ma ti prego. L'avventura davanti a noi sarà difficile. Potrai trovare prove mai viste e grandi difficoltà. Ma per favore, non perdere il coraggio. Le tue ragazze saranno sempre al tuo fianco. Le tue fanciulle. Sei più che un eroe alle ragazze di questo nuovo mondo. Ti chiameranno in modo molto più speciale. Il grande titolo è... Sensei! Che casino! Aspetta, dobbiamo guardare questa stanza. Allora, c'è un Dreamcast. Assolutamente. Game Boy. Super Nintendo. Non so cosa diavolo sia questo in mezzo, con lo schermo incluso. GameCube, sembra una specie di Wii strana. Poi abbiamo Sega Master System, credo, e altre console a sinistra. Il NES, ah, NES PlayStation 1. Ah, forse la Switch è quella lì a sinistra. E altre. Questa dovrebbe essere sempre della Sega, se non sbaglio, o Atari. Fantastico. Dove sono? Oh, Sensei! Ha aperto gli occhi! Sei sveglio? Sei fortunato! Non dire cose strane così! Stai mettendo in imbarazzo, Sensei! Sono soltanto felice, tutto qua! Tutto bene, Sensei? Mi ero preoccupata che tu non ti svegliassi mai! Meno male! Ho pensato che era un accessorio per assassinare qualcuno dopo che quella FlyStation che ha tirato dalla finestra, dopo che quella PlayStation volata dalla finestra ti ha colpito in testa. Ah, quindi il sensei passava davanti e è stato colpito in testa da una PlayStation. Ottimo, tirata da loro. Fantastico.
Fammi scusare. Come si dice? In sua vece. Non fare così la grossa e potente, Midori. Quando ha detto. Oh, beh, credo di aver colpito Sensei. La prima cosa che mi hai chiesto è. La PlayStation è integra? Questo è semplicemente perché è l'assetto più di valore della Game dell'Offering Department. L'ho detto senza pensarci. Comunque. Sensei. Rappresenti Sciale, giusto? Davvero? Deve aver letto la nostra lettera. Non avrei pensato mai che saresti arrivato veramente. Lettera? Anche loro ci hanno scritto una lettera. Abbiamo ricevuto una richiesta da Millennium. Colui che l'ha mandata è la Millennium Game Development Department. La leggerò. Il Game Development Department sta combattendo per la sua sopravvivenza. Il consiglio studentesco ci ha messi all'angolo e tu sei la nostra unica speranza. Per favore, eroe, salvaci. Questa è la più divertente richiesta urgente che ho mai ricevuto. Oh, conosci la Millennium Science School, Sensei? Certo. È normale. È una delle tre più grandi accademie in tutta Kivotos, insieme a Trinity e Gehenna. La Millennium School. Valutano la razionalità e la tecnologia sopra oltre ogni altra cosa a Kivotos. È un posto dove gli studenti si specializzano in scienze e in ingegneria e dove insomma, la maggior parte dei studenti in questa direzione si riuniscono. Non hanno una lunga storia come le due più tradizionali accademie, ma la loro influenza su Kivotos è grande quanto la loro. Quanto carina lei. Millennium è anche dove gli ultimi avanzamenti adatta tecnologia di Kivotos iniziano di solito. Mi chiedo cosa ha causato ai studenti la richiesta di aiuto. Benvenuto al Game Development Department, Sensei. Siamo felici che sei venuto. Io sono Momoi, la scrittrice dei scenari. E io sono Midori, l'illustratrice e quella a capo di tutte le parti visuali del gioco. E poi c'è il nostro presidente, Yuzu, ma non è qui al momento. Quante sono carine. Insieme facciamo la Millennium Game Development Department. Finalmente possiamo esplorare le rovine ora che sei qua, Sensei. Rovine? Oh, fammi spiegare la situazione. Recentemente la Game Development Department sta creando un gioco a 16 bit in pace. E poi un giorno il consiglio studentesco ha lanciato il suo attacco. 2 giorni fa, Yuka, una delle quattro bestie divine del consiglio studentesco, è apparsa e ci ha dato un ultimatum. Un ultimatum? Fatemelo spiegare a me. Io conosco quella voce. Queste facce. Bellissimo. No, non puoi finire così. Seminar Treasurer Yuka. È proprio lei. Sei tu, una delle quattro bestie divine del consiglio studentesco. La fredda calcolatrice tesoriera, Yuka. Potresti non parlare di me come se fossi un mostro? Sto cercando semplicemente di fare il mio lavoro. Sensei? Bello rivederti, Yuka.
Ah, che casino. Momoi. Sei testarda come sempre, eh? No, ora hai fatto affidamento nel convoglio delle sciale per fermarci nel nostro tentativo di fermarvi, di chiudervi. Ma non importa. Che sia sciale o il consiglio generale studentesco. O anche se la General Student Council President si mostrasse improvvisamente, cioè, o meglio, improvvisamente ritornasse, non farebbe nessuna differenza. L'Accademia, il Consiglio Studentesco dell'Accademia, ha piena discrezione sulle operazioni dei propri club. Questo team, sarà chiuso, nessuno può evitarlo. Not so fast! Non così in fretta. È detto che se non abbiamo che non abbiamo il come si dice? Il requisito minimo di membri o non raggiungiamo gli obiettivi del club, che perderesti del budget e una club room. Sì, ve l'ho spiegato 1000 volte. È passato oltre un anno e non avete ancora abbastanza membri e il club non ha mai raggiunto i suoi obiettivi. Detto questo, in che posto potreste, cioè in quale modo potreste possibilmente obiettare alla nostra decisione? Oh, ho da obiettare come? Ne abbiamo 1000 di obiezioni. Il nostro club sta lavorando, sta facendo un culo così alle nostre attività. Quindi abbiamo bisogno di ascolto. Penso che intendi un ascolto di mitigazione. E non essere ridicola. Hai provato ad aprire un locale di pachinko in questa scuola. Attaccato il vecchio. La vecchia società di ricerca storica, cercando delle rare console classiche da gioco. Le vostre attività di club sono tutto tranne che tipiche. Come fa osi chiedermi più fondi? State solo facendo casino sotto la guisa di creare un ambiente di sviluppo salutare. Cosa hai da dire per difenderti? Delle volte dovreste guardare alle intenzioni dietro qualcosa invece di vedere i risultati. Questo è quello che un fallimento, una fallita direbbe. Non voglio sentirlo. Sei tu quella che ci ha chiesto per una spiegazione. Io voglio solo una ragione, non una scusa senza, come si dice? Senza senso. I risultati sono tutto quello che importa, Millennium. Non è che non abbiamo risultati. Abbiamo completato un obiettivo. Abbiamo finito un gioco. Giusto! Tales Saga Chronicles ha vinto la top, il primo premio in una competizione. Tales Saga Chronicles? Sì, so del premio che avete vinto. Suppongo che Sensei non lo sappia, però. Tales Saga Chronicles è l'unico gioco nel loro club che hanno prodotto con successo. E le sue recensioni erano così, erano fantastiche, così come il gioco. Me lo ricordo bene. Se volevano creare il gioco di ruolo più patetico di tutti i tempi, allora lavoro fatto benissimo. È carente in un sacco di parti, specialmente nel senso comune. Oh mio Dio, questo gioco fa sembrare Death Crimson come un capolavoro. Non puoi giudicare un gioco basandosi su dei troll che cercano di abbatterci. Ma questi erano di malapena dei oppositori. Era il consenso. È stato detto da tutti. Ecco perché avete vinto il premio di peggior gioco dell'anno. Eh?
Ehi, tutta pubblicità è buona pubblicità, giusto? Vi hanno dato un trofeo e tutto? Ah. In ogni caso, è inaccettabile per il tuo club di buttare fondi danneggiando la reputazione di Millennium. C'è un risucchio di risorse e un impedimento al progresso di altri club nel campus. Quindi, come si dice? Il fardello rimane su di voi per mostrare che il club sta conducendo valide attività. Vuoi che lo proviamo? Come ho detto, se il tuo club può produrre risultati di valore, allora annulleremo la nostra decisione di chiudervi. Intendi come vincere riconoscimenti? Non sapevo proprio cosa voleva dire Accolades. Sì, prendi per esempio il team di baseball che è arrivata alla Intern High Championship o il dipartimento di ingegneria che ha pubblicato o presentato nuove invenzioni. Qualcosa di simile. Ci deve essere stato qualche sorta di contesto nel Game Development Partner dove voi possiate, insomma, distinguervi. Cercate di non vincere un altro premio del peggior gioco dell'anno. Se vuoi risparmiare tempo, potresti chiudere tutto ora. Sentitevi libere di liberare il club e buttare via tutta questa spazzatura che avete qua, se volete. Non chiamarla spazzatura. E allora cos'è? Sono i miei. Lo so. Vuoi risultati? Li avrai. Li avrò. Infatti, lo sviluppo è praticamente finito. Lo è? Di cosa stai parlando? Sei sorpresa, Midori? Abbiamo un'arma segreta. Abbiamo un asso nelle nostre maniche e lo presenteremo al Millennium Prize Tales Saga Chronicle 2, conosciuto anche TSC 2. Questo è il Millennium Prize. Il Millennium Prize è un contest dove centinaia di club di Millennium fanno vedere i frutti del loro lavoro. Nessuno ci potrebbe chiudere se vincessimo quello, nemmeno te. Questo potrebbe essere vero. Se e solo se voi arrivaste a vincere. Sono sicura che ti rendi conto quanto è assurdo quello che stai proponendo, Momoi. Sarebbe come volere che il nostro team di baseball arrivasse alle Majors invece che avanzare semplicemente alla Intern High Championship. In ogni caso, sono molto curiosa di vedere quello che avete preparato, anche se è destinato ad essere un fallimento. Quindi eccoci qua, questa è la vostra ultima chance. Avete 2 settimane per il Millennium Prize. Spero che non vedete l'ora quanto me. È stato bello vederti ancora, Sensei. Mi dispiace che non è stato sotto belle circostanze. Ma gli affari sono gli affari. Quando si parla del consiglio studentesco, insomma. Spero che le cose saranno più piacevoli la prossima volta che ci vediamo. Addio!
Muoi? L'hai sparata grossa, ma non pensi che sarebbe più facile reclutare un altro membro che sviluppare un nuovo gioco? Ci abbiamo provato per un mese e nessuno si è unito. Sono stufa di persone che dicono che retro game sono spazzatura, mentre cose come il VR sono state in giro da anni. Quella Sneaky Yuka ci sta discriminando ancora solo perché sa che siamo nerd che non hanno amici. La odio! Non puoi accusare Yuka. Siamo le sole che stanno rompendo le regole che si applicano a tutti gli altri club. In ogni caso, quello che intendo è che non abbiamo speranza di fare la strada del reclutamento. Ma questo non vuol dire che non ci sia un modo. Giusto. Qual è l'arma segreta di cui parlavi, Yuka? Con Yuka. È Sensei, ovviamente. Io? Non ti ricordi quelle rovine che ho menzionato, Sensei? Sono un posto misterioso vicino a Millennium, dove il consiglio generale non permetterà a nessuno di entrare. Si suppone che la ragione è l'accesso e l'accesso è La ragione per cui l'accesso è ristretto è perché è pericoloso. Ma non ha mai detto nessuno qual è il pericolo. È molto sospetto, se me lo chiedi. È impossibile sapere se qualcuno è mai entrato o se qualcuno se l'ha mai fatta tornare. È completamente sconosciuto, un mondo sconosciuto. Perché vuoi andare là? Perché vogliamo fare un gran gioco. Lasciami essere chiara. L'unica cosa che abbiamo guadagnato fino adesso è il premio del peggior gioco dell'anno. Ma le console che amo mi hanno sempre resa felice. Non sono spazzatura, sono i miei tesori. Ormai. Quello che dobbiamo fare è andare alle rovine e trovarlo finalmente. Cosa? Oh, probabilmente non te l'ho spiegato prima. Sensei, per caso hai sentito parlare del G-Bible? Alle ruins. E si combatterà. Ok, Momoi. Per quanto lungo ancora dobbiamo stare così? Shh, non fare un suono. Fai silenzio. Tieni la testa giù, Sensei. Robota. Robot B. Se ne sono andati? Bene, andiamo. Non va bene questo. Cos'è questo posto? È pieno di strani robot. Cosa dici? Cosa intendi? Te l'ho detto prima che venissimo qua. Sono le rovine. Ho capito cosa intendi. Lo sapevo che questo posto era possibilmente pericoloso, però cosa fanno tutti questi robot qua? Che ragione dovremmo avere per proteggere le rovine? Non so molto oltre quello che ho sentito da Veritas. Te l'ho già detto che puoi avere accesso a questa locazione. L'accesso a questa locazione era pesantemente ristretto, no? Sì, l'ha detto un po' di volte. Ecco, ora che siamo qua, te lo spiegherò ancora. Colei che ha chiuso l'accesso a questo posto e ha cercato di nascondere la sua stessa esistenza, non è altro che
General Student Council President. Intendi la presidentessa che presiede tutte le altre, che comanda tutte le altre? Quella che si suppone sia scomparsa? Esattamente lei. Il General Student Council ha anche avuto truppe stazionate qua, ma si sono ritirate dopo un po', dopo quello, dopo che lei se n'è andata. È scomparsa. Non saremmo arrivati così avanti, altrimenti, e questo è il punto. Visto che il consiglio si è arreso nel cercare di nascondere o controllare questo posto, Veritas è riuscita a farci entrare. Secondo quello che Imari mi ha detto, queste rovine potrebbero tenere, contenere cose a lungo perse dal passato di Kipotos. Imari, intendi quella bella senpai di Veritas che usa una carrozzina? Mi dà le vibe di un saggio RPG che sa tutto. E anche se lei non sapesse nulla, questo posto è davvero misterioso. Ma cosa ti fa pensare che G Bible è qua? Aspetta un secondo. Non dimmi che sei saltata alle conclusioni che G Bible è qui solo perché, per quello che ha detto Imari. Non è quello. Quando ho chiesto a Veritas di cercare G Bible, hanno anche cercato l'ultimo posto dove era stato attivato, ma il risultato era soltanto area redacted. Questo vuol dire che esattamente G Bible è da qualche parte in queste rovine. What is this G Bible? Cos'è questo G Bible di cui stai parlando? Volevo dirtelo ieri quando Yuka ci ha interrotti. Nei primi giorni di Millennium, in tutta chi voto, diciamo, in tutta la Kibatos antica, veramente, c'era un leggendario sviluppatore di videogiochi. Quella persona ha creato G Bible mentre andava a scuola Millennium. Gli esatti dettagli non si sanno, ma mi ha detto che contiene dei segreti per fare il gioco perfetto. Sembra come una tattica di marketing per una scuola di sviluppo videogiochi o qualcosa del genere. No, il G-Bible è real, e conosco la Bibbia per creare il gioco perfetto. Cioè, io so che la Bibbia per creare il gioco perfetto è da qualche parte là. The Game Bible, praticamente. Se ci mettessimo sulle mani, la Tales Saga Chronicle 2 sarebbe perfetta. Quello che dobbiamo fare è coordinarci con Veritas e trovarlo. Sneak sneak. Nemico. Oh oh. Robot. Cazzati? Sono così aggressivi. Quanti robot ci sono? Saremo circondati a questo punto. Oh, cosa facciamo? Sembra che ci sia una fabbrica là. Fattoria? Oh, buona pensata, sensei. Corri e vai. E rompiamo la linea dei nemici. Robot. Andremo nella fabbrica. Sensei, dacci una mano alla battaglia. Sì. Ah, solo loro due? What? Cute. Too cute. Come fai? No fear, one fear. Oddio, devastanti loro. What? Colpisce tutti quelli sullo schermo? Ma è devastante. Ma è devastante.
Cute! Si alternano! In quel giorno abbiamo incontrato una ragazza. Sono curioso. Benissimo, ragazzi, sono contento che abbiamo iniziato questo nuovo arc, questa nuova storia. E sono proprio curioso di vedere come evolve, come continua e soprattutto conoscere i personaggi nel dettaglio, che spero andremo a trovare, visto che una delle due già la possiedo, è stata la prima che ho generato con i vari frammenti Elef, recentemente insomma, di grosso, e erano 2 stelle e poi faremo anche la 3 stelle. In ogni caso, comunque, per quanto riguarda la trama, ci becchiamo la prossima volta. Grazie, grazie per aver seguito e vedremo un po' come continua. Bye bye!